Buongiorno, Edal Production, Isola Sparsa, Renato De Paoli. Bon. Ancora con Temo, la Repubblica di Isola di Venezia, sovrane, il suo scudo e quel che vuol dire. Questo è il blason di Venezia, della Venetia, no? Di Venezia, perché Venezia è una roba piccola. Le isole della Venetia è una roba che arriva fin a Istanbul quasi e ciapa tutto il Mediterraneo. Allora adesso cominciamo a raccontare cosa è sta roba. Prima, fin al 1797, quando è sta proclamando un'altra roba, era una Repubblica Veneta. Questo è lo scudo che rappresenta la sua storia. Allora, vediamo un pochettino alla mano come l'hai fatto. Il primo scudo in mezzo o dominante è tutto d'oro e sarebbe questo qua. E lei, quel della Repubblica delle Isole delle Venezie Sovrane, che in primo piano è il leone di San Marco e di Sora che è il corno del Doge Picenin qua. Ma piace grando è il corno del doge le qua sora con la corona della regina. Vi ricordate la regina di Cipro che dopo le dà Asolo? Eccola qua, questo è il corno dogale e sotto che è il corno, cioè che è la corona della dogaressa della doga. Corno del doge e corno della doga. Va bene. Andiamo avanti. Sul secondo scudo a fianco a destra, allora a destra dovrebbe essere qua, nella faccia superiore, il regno federa de Morea con la corona d'oro. E in cima è un campo azzurro, una croce, anche quella d'oro, che è quella dotata attualmente dal regno ellenico, Grecia, dalla Grecia adesso la chiamiamo, va bene? E il terzo scudo a manca, a zanca, eccolo qua, del lato superiore, è del regno federa di Cipro, va bene? Dell'isola di Cipro, perché anche Cipro faceva parte delle isole sparse, eccolo qua, isola sparse di Cipro. Adesso le corona e inquadra nel primo punto d'argento che è una croce in potenza d'oro accompagnata da quattro croci simili all'oro, che Gerusalemme nel secondo punto. E dopo che l'isola ancora di Cipro e dopo che ancora il regno d'Armenia. Il quarto scudo sotto, questo qua credo che sia, corona al fianco destro della faccia, è il regno federale dell'isola di Candia. Candia è l'attuale Creta, va bene? Ale vermiglio che è il Minotauro d'oro, armata e porpora e col capo azzurro, caricata un'aquila nera, il volo beccà e un'armatura d'oro che tiene gli artigli del fulmine pure d'oro, quello allusivo al labirinto di Creta, Candia appunto, dove è nato Giove secondo i miti, va bene. Poi che è il quarto scudo, scudetto a fianco a sinistro, e le isole sparse del regno federale della Dalmazia e dell'Albania. In quattro parte, Elgane. Primo punto, un membro vermiglio, tre teste di leone riguardante in oro per le isole della Dalmazia, che
e secondo le scaccato in 16 punti d'argento e di vermiglio, e per la Croazia il terzo con triferi neri da cavallo per la Russia. E io ho ancora da studiare cosa è la Russia. Se qualcuno vuol aiutarmi e mettere qualcosa nel video, la Russia paga ad essere intorno tra la Croazia, la Dalmazia e l'Albania, e anche la Russia. La Russia, ma può darsi che sia un termine italiano. E quarto pur d'oro con leon vermiglio linguato e armatura azzurro per l'Albania. Va bene. E il quinto scudo in basso della facciata, il cinto di corona marchionale, divisa, è il regno dell'Istria. A lei azzurro con la cavara d'oro, corona e membrana de porpora. Antica insegna che la provincia, come risulta da tanti nummi. Oh, adesso parliamo invece dei scudi che sta le trio. Chi è sede, se vedo qua? Quelli è più ciari. Oltre alla dominante in mezzo, questi sede se gli è ciari. Che ne è? 1, 2, 3, 4 per la lunga. 1, 2, 3, 4 per la traversa. Quindi 4 4 fa sedese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vediamo 1 a 1 cosa è. E il primo, questo qua, è la patria del Friuli, o la matria, patria, matria. Allè, su una banda azzurra ed è sopra che l'aquila d'oro. De sora sormontà, non si vede mia sto disegno qua, ma a che saria anche lì un barretto di comando federà. Mentre qua intorno adesso fa un passo in trio che è il mantel da d'Hermelin, questo qua rosso porpora parfora e bianco drento. Boh, andiamo avanti col secondo. E il secondo con croce rossa su banda bianca, l'isola di Padova. Ma il terzo a Saria Treviso, banda d'argento, sfondo insomma, e la croce vermiglia. Il quarto, sempre della prima riga, a lei Belù, con la croce d'oro e che due draghi qua di sopra, e la banda dovrebbe essere azzurra. Nella seconda riga, che sarebbe la quinta banda, 1, 2, 3, 4, 5, la quinta. Verona, croce d'oro su banda azzurra o blu, dopo diventa blu, ma una volta si chiama azzurro. La sesta banda invece alle Brescia con leon azzurro. La settima banda, che è questa, con la croce del trio di là. E Vicenza, croce bianca su banda rossa. Sull'ottava scudetto, a che feltre, con la torre merlà d'argento, con tesora dei torrioni pieghè pure d'argento con le feritoie e smaltite nero. Andiamo avanti. Il numero 9, che è questa, nella terza riga, 1, 2, 3, numero 9, Agemo Bergamo.
bipartito, cioè diviso in due parti, d'oro e di vermiglio, Bergamo, eccolo qua. Poi al decimo, qua, abbiamo la faccia d'argento, vermiglio de crema. All'undici, dice sta fonte qua, abbiamo l'isola de Corfù con le isole sparse e spampinè, perché mi qua le vedo la barca degli Argonauti, ma vedo Calegnago che ha la barca. Allora, il comando della flotta all'era. Una volta l'era qua dentro, a Legnago e nelle isole sparse. Dopo si sta trasferito a Corfù. Allora, al punto 11, che è la nave degli Argonauti d'oro, dice la fonte. Bene. Nella dodicesima, invece, che è questa, ha un fior de giacinto bianco, che rappresenta l'isola di Giacinto, ricordiamo quella di Ugo Foscolo. Va bene, adesso si chiama Zante, ma è sotto la Grecia adesso. Al punto 13, che lei qua sotto, eccola qua, nell'ultima riga, Agemo Adria. Allora, lei de azzurro con la punta verde, sormontata da una torre d'argento, gradua sopra le tre piccole rocche merlate, la quale è la maggiore, le altre tutte amaranto distinto di nero, per le isole de Adria. Abbiamo detto, ah, questa è le Adria, dodicesima Lucomonia, ai tempi di Etruschi, grande emporio fluviale delle sette Ave Marie, dei sette mari, della Esis, Adria, col grande museo nazionale, va bene, con grandi trovamenti. Prima, poi emo il 14, che mi però ve lo do col beneficio inventario, qua la fonte la dice che l'El Polesine. Decimo quarto, verde con castello munito da due piccole torri sormontate da leone e San Marco con punta d'oro, il tutto distinto e ammattonato di nero, per il Polesine. Va bene, la fonte dice così, ma qualche approfondimento potrebbe essere fatto. Il quindicesimo, l'isola di Cefalonia. Anche l'isola di Cefalonia è famosa perché l'8 settembre 1943 che sta la famosa resa, e poi dopo che sta l'eccidio di Cefalonia, dove sta copà i soldati resistenti quando gli ha deposto le armi, uno dei più grandi e infami genocidi militari fatti durante la seconda guerra mondiale. L'isola di Cefalonia, che era un'isola veneta, va bene, insieme con Corfù e compagnia bella, quelli che mi ho detto prima. Al punto 16, che è l'ultimo scudetto qua in fondo, aghe Cherso e Ossero, che sarebbe quello che chiamiamo adesso Lucino. L'isola è il Piacere Grande, perché l'identità, un altro nome, Cherso, adesso le chiama, ma era Cherso e Ossero, verde con cavallo argentato con la criniera, con le onge nere, per Cherso e Ossero. Ecco, adesso vi fa vedere anche un piccolo schemino, per chi vuole approfondire e far di meglio, ecco come si presenta. Abbiamo detto qua di sopra, aghe il capel del, non si chiama capel, abbiamo detto che si chiama corno del doge, ecco qua sopra, che è questo, poi che la corona della doga,
o dogaressa, e dopo che la dominante in mezzo qua col Soleón de San Marco, per Venezia, e poi la numerazione è questa 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Siccome è stata fatta tanta confusione negli ultimi 200 anni, qualche piccola rettifica è auspicabile, però intanto le ricerche a questo punto, la prossima volta metteremo quelle a colori. E dal Prolasso Isole Sparse, Renato De Paoli vi saluta, vi fa vedere anche un pochettino in anteprima la foce delle isole sparse che ci appava dal Timavo. Vedo qua, eccola qua, dal Timavo fino a Venezia, isole in orlo de... adesso si chiama Caule, era isole in orlo, le isole Rialtine che è Venezia, l'isola Ciossa che è la più forte perché portava tanto, Padova Este. E poi qua abbiamo Adria, lo spiega prima, ma Este invece sta capitale delle isole sparse dal XII secolo avanti Cristo fin al IX secolo avanti Cristo. E lì c'è il Museo Nazionale d'Este che parla chiaro su questa materia. E poi qua vi dimostra in questa carta, per concludere questo filmato, la linea che unisce il lago de Garda, Verona, il Veronese, senza interruzioni di continuità, finso a Ravenna. Vedo qua in fondo, qua che Ravenna, dopo che isole di Ravenna, come era isole a Mantova, era isole dappertutto. E questa era la foce, una grande foce come quella del Nilo, con due alte e due basse maree. Eccola qua. Queste carte storiche, e qua che la Padusa e il Padus e il Padum. Adesso diventa Po, il più grande fiume d'Italia diventa Po, proprio così lo cancella anche qui. Ma era una grande foce che ci appava da qua sotto, dagli Appennini fin su a Crema, anche più in su, tutte le isole sparse del Veronese, che come qua, vedete, questo è il lago Peschiera, Rilica, Sirmio, Sirmion, dove Catullo era casa sua, De Senzan, dove è il museo dei Rambotti, e poi qua in mezzo è l'Argine, che era l'Adige, l'Argine che veniva giù dritto, non faceva il giro da Verona, veniva giù dritto ai tempi che fu, ma insomma non parliamo di questo argomento. Ecco, ho fatto vedere un pochettino come era la geografia prima che venisse fatta la modifica delle grandi modifiche ferraresi. Queste sono le mie carte del 1000 anni fa, le carte del 600-700. Bene, grazie se mi avete ascoltato. Eder Production, Isole Sparse, Renato De Paoli vi saluta. Al prossimo video. Ancora le Gennar del 2012 e le venerdì, e veniamo 20 di Gennar 2012, e adesso io le 3:51.